Io vengo con altre gente, tante persone, senegalesi, maliani, nigeriani, tante persone. È pericoloso la barca. Tutti i giorni le viane prende pistola. E ne uno col mio mauve, ne dico quando le andavo al mengolo. Arrest me in Libia. Silenzio totale, entrano impauriti, chi è che arriva con la tuta addosso, chi è arrivato con un sacco di spazzatura addosso, nudi. Non so dove sono, non so dove vado, non so che fine ho fatto. La mia vita sono difficile da me. Io ho detto a mia moglie, ora io voglio andare a cercare salute in Libia, perché mio amico sono stato in Libia. Tanto tempo anche lui ha aiutato tante persone per fare operato, anche da una medicina normale, che cosa io cambiare la mia vita. Ho partito in Libia dall'Italia per il rispetto del diritto umanitario, perché in Libia il diritto umanitario non c'è. It's a long story because my family wants to do female genital mutilation for me, and I'm not agree with that. I don't like it because it can bring you can even die for that. So I can't lose my life. So I just, and me and my husband, we first get some problem before, because that time I was small, I was young. Because they have already do two of my sisters, they die. So as they born me, my mom said no, and my father said no. You don't want to do all those things again, to lose all your children. You don't want. And my husband is a Muslim. My family was, because me, I was Christian. Bon, j'ai changé l'idée à Libye là-bas, parce que Libye, avant nous, on croyait que Libye, nous-mêmes comme les Italiens, nous-mêmes on croyait que Libye était un bon pays, qu'on respecte les gens là-bas. Bon, la Libye, c'est pas comme ça. Et puis tout le monde est militaire, tout le monde a des armes à main. C'est ça le problème de la Libye. So my father protects me. My father gave me a piece of land. So me and my husband, we are doing some cultivation to crop something so that my children will get something to eat. Me and my husband, we want to crop something. One day we put fire, we go inside that place. Because Africa, if you want to crop something, whether maize, cocoa, all those things, you have to burn. You have to put fire for the land. So I was tired. So my husband is going to fetch water. Fire entered that their cocoa farm, that they have bought it. So police wanted to arrest us. And yeah, so we just escaped. My mom called me that police want to arrest you because Ghana, if you burn people cocoa farm, you know whether they will, because now their property to take off their children, to put their children in school. See, so I can't get that big money to pay. And if I not pay that money, police will arrest me, whether I will go to jail. La cosa in comune che hanno, per esempio, questi ragazzi è una nuova vita.
cioè la speranza di avere una nuova vita senza paura, perché arrivano terrorizzati. Cioè la paura la vedi negli occhi, anche quando il medico li visita hanno paura di essere anche toccati, per paura di essere maltrattati. Quello giorno c'è il problema, la strada loro bloccata. Quando dopo loro fai prendere pistola, boom, lui è morto. Abbiamo passato il deserto fra una settimana senza mangiare, senza bere. Quando gli dai da mangiare, lasciano da parte, li nascondono e il mangiare sotto i letti. Io la prima cosa che dico, non siete più in Libia. In Libia, se un arabo ti fa una cosa grave, tu le dico a un altro arabo, loro dicono no, tu sei bugiato. I spent 2 months in Libya in prison, so I just escaped me with my friends. Nel 2014 io sono libero e sono entrato in Libia. E loro abbiamo detto c'è una barca per portare persone in Italia. Quando ti vuoi, io fanno aiutati per pagare, lavoro anche te 2 anni, io si paga tutto per portare te vai in Italia. Parce que même moi, lorsque je travaille à la boulangerie, un jour on a fait un travail à la main. Tu sais, dans le travail, souvent il y a de bien et puis souvent il y a de mal. Bon, souvent on a fait un travail là, le pain ne sortait pas bien de la four. Le jour là, le patron s'est fâché, il a pris son arme, il dit ils vont nous tuer tous. Vous voyez la situation de Libye? Comment dans un pays comme ça on va rester là-bas? C'est pourquoi les Africains, beaucoup des Africains comme nous, on a décidé de ne pas rester à Libye. Ouais. Parce que c'est trop dangereux quoi. Et puis, un black, on peut te tuer à Libye. Comme si on tuait un mouton, quoi. Depuis que je suis intégré dans un groupe di togolese, ho cominciato a lavorare come un apprendista di imbianchino e da lì ho imparato come imbianchiare la casa, tutto. Ma Libia non è un posto sicuro che posso dare consiglio a qualcuno di stare lì, perché Libia non sa mai. Poi succedere che esci da casa, perdi la tua vita, hai perso tutto. È il momento che ho cominciato a lavorare, ho un po' di stipendio, è quel momento che ho cominciato a avere la difficoltà, perché un libico ti prendono come ostaggio, dopo ti dico di chiamare la tua famiglia per mandare soldi. Io non mi è successo, ma un giorno hanno seguito noi, ma grazie a Dio siamo scappati a rientrare a casa, ma hanno tirato su di uno dei miei amici che è rotto il suo piede. Da lì io ho cominciato ad avere la paura di stare in Libia, ma anche la notte quando dormiamo vengono a dare noia. Da lì io ho cominciato ad avere paura che non posso stare qui, se perdo tutto che ho come soldi, non mi frega niente, ma la mia vita è importante per me. La Libia all'epoca per gli africani era la Germania dell'Europa. Il lavoro c'è, stanno bene, vivono bene, cioè non pensano nemmeno, cioè di venire anche in Europa. Lì stanno benissimo, e lavorano e guadagnano.
Quando si è scatenata la guerra civile in Libia, sono stati arrestati, maltrattati, torturati, uccisi, c'è stata anche una genocidio addirittura anche di etnie, di religioni, tutto. E lì sono stati costretti a imbarcare dalla Libia, arrivati anche con loro soldi, hanno venduto le loro attività, le loro case, con i figli che sono già ingegneri, medici, che hanno studiato in Libia, e sono arrivati in Italia. Altri sono stati, per esempio, arrestati o messi in carcere, torturati, costretti a lavorare gratis, e poi quando richiedono il pagamento o li torturano o li uccidono o li mettono sul barcone. I work in Arabo's house for like a maid. So when I was going home, I was in the taxi in Libya. If they see say black is inside the taxi, they would, because they get something like barrier, police barrier. So as I reached there, they just dropped me. So they took me to prison for deportation camp. Yes, so they wanted to deport me to go back to Ghana. I cannot go back to Ghana because I have problem in Ghana, so I can't. As they catch me, my husband pay a lot of money. All the work that he pay a lot of money so that the police people will leave me. But they chop all the money. They couldn't remove me. They couldn't release me from prison. So that a driver, Hajj, one Arab man. So we just call him that, Hajj, see what happened. And Hajj say, okay, no problem. I know that you people cannot go back to Ghana. And me that I be Arab man, I know say Libya is not good for you. Now you are pregnant. Now you are pregnant. So you have to go to Europe because Europe is not like Libya. Europe is Europe because they see sympathy for foreigners. So you have to go to Europe. So Hajj, he got one of his friends, was a connection man, to push people to Europe. So he just connect him for us. So Hajj used his own money, that's our driver. He used his own money to pay our crossing fee, to give us something to eat. So the man push us to Europe. La chaleur de la mer, quoi, qui sentait là, la chaleur de la mer, et l'odeur du gasoil. Voilà, ça fait mal. Il y a beaucoup de gens qui se sont noyés, quoi. Some people dead. People are many, so they step my stomach. So after I reach Europe, they take me to hospital. Arriviamo in centro del mare, il motore è caldo, è spento. E da lì abbiamo perso la speranza. Sentito persone, Italia, 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 Italia. Abbiamo preso tutto il materiale per farli disegnare e raccontare le loro storie disegnando, visto che non tutti sanno scrivere, sicché si è cominciato con il disegno. No, you! Mettiti in punto!
La Rugginosa è un centro di pronto intervento sociosanitario dove le persone arrivavano per fare le visite, gli accertamenti, gli screening sanitari. Arrivavano dopo sbarcati in Italia, dopo il viaggio del mare, prendevano un pullman, facevano dalle 15 alle 16 ore e poi arrivavano alla Rugginosa per restare in media dai 2 ai 5 giorni e poi essere trasferiti nei centri di accoglienza straordinari. Il primo giorno che ero arrivato a Rugginosa ero stanchissimo, anche faticoso, ma dopo quello ho avuto un motivo a vedere le bandiere e le proverbi delle persone che hanno passato lì, anche ho visto le immagini, i disegni che hanno fatto, hanno lasciato lì le proverbi, come hanno ringraziato Dio per essere salvato. I disegni la prima volta, per esempio, è stato attaccato da una persona e da lì partito. Ognuno che disegni, perché mettevamo da parte noi, per noi era più privato che poi quando abbiamo visto che uno attaccava sul muro, abbiamo chiesto a quelli dopo e hanno cominciato da sole a attaccare sul muro, a scrivere sui muri e chi arrivano dopo chiedevano, guardavano e ne spieghiamo noi che queste sono persone che sono passate prima di loro e hanno lasciato le loro tracce qui raccontando le loro storie e i loro viaggi. E lì si ispirano anche loro e cominciano a raccontare liberamente. Forse chi arriva il secondo racconta più libero di quello che è arrivato prima. Don't push, don't come this side. Yo. Next you. Don't push. Oh, I said, okay, fear is nice because if fear is not good, the people will not draw or do such of thing. Some people write about their country, some people draw their country flag, the flag of the country, yeah. Loro ci guardavano sempre con sospetto, erano diffidenti, loro erano abituati a non fidarsi di nessuno e non sapevano né dove erano, in quale parte d'Italia, né perché erano lì. Successivamente invece, con i disegni attaccati al muro, noi abbiamo notato che le persone si guardavano intorno, riconoscevano qualche dialetto, qualche scrittura, addirittura anche i villaggi stessi da dove arrivavano loro, persone che erano passate di lì e che davano messaggi di ringraziamento, che comunque persone che erano state bene in quel posto. E quindi per noi era molto più facile instaurare la relazione con loro. C'è una cosa che ho piaciuto più, che ho incontrato una delle due dei miei paesi che sono togolesi, hanno lasciato la bandiera del mio Togo, anche la città dove vengono, che si chiama Togo, che è il centro del Togo, che ho piaciuto tanto. Da lì sono molto molto motivato, ero contentissimo che ci sono due dei miei fratelli di terra che hanno passato qui, allora sono in un posto sicuro. Il ruolo dell'Istituto Storico della Resistenza è stato determinante nel raccogliere tutto il materiale prodotto e giacente alla Rugginosa, materiale documentario di grande valore testimoniale e storico, e fare di questo materiale un vero e proprio archivio.
Il materiale in questa maniera può essere studiato e può essere valutato da qualsiasi persona e poi accessibile agli studiosi. Dans la future, bon, c'est de me marier un jour, avoir une belle famille, assurer l'avenir de mes enfants, c'est ta vie. Alla fine riuscirò a sapere cosa volevo fare. Adesso sono in Italia. Sono in Italia, ma domani non sa dove sarò. Ma auguro che il tempo che ho passato qui, vivrò qui come un italiano e darò tutte le mie esperienze. A me piace disegnare e ho proposto a loro che ne pensate se facciamo una finestra sul deserto. Ho spiegato a loro cosa volevo dire. Io ho detto, ok, noi siamo qua e il deserto è di là. Cosa vedete? E lì mi hanno raccontato, cioè, del deserto talmente grande e questo camion che portava i migranti dal loro paese o dal trafficante praticamente che fa tutto questo trasporto sino al confine della Libia. Qui il trafficante chi è? Non si sa chi è, perché non lo conoscono. Loro pagano o li portano così, qui sì che non trovi nessuno. È un camion comune, chiunque può essere un trafficante. Il camion era pieno di ragazzi, di tutte le età, donne, ma cioè donne, uomini. E poi a un certo punto, quando ho fatto questi punti rosa, io mi sono accorta che loro sono di colore, io stessa. Io ho detto, ups, che devo fare ora? Mi sono girata verso di loro e ho detto, ma queste persone sul camion, di che colore sono? E mi hanno detto tutti, bianchi, falli bianchi, con capelli gialli. E si è fatto questi disegni. Io sono partita con una finestra che si affaccia al deserto per fare il viaggio dei migranti. Però poi ho capito io che mi sono trovata dall'altra parte. Che ne dite se sono questi europei che fanno il viaggio per andare in Africa perché qui c'è la guerra? Sarà la stessa cosa?